Ragazzi bellissimi, come state? Io oggi sto benissimo, ma mi vedete tutto quanto in pausa perché vi volevo mostrare delle cose non sensi in Minecraft. Ho scritto 10 probabilmente perché per il titolo, ma insomma, cioè nel senso non so se saranno 10, 20 o 34. Però vi voglio far vedere una cosa. Praticamente se noi prendiamo un secchio di lava e facciamo questa cosa qua e lo mettiamo qua dentro, poi dopo lo prendiamo, chiaramente si può prendere. Ma se noi buttiamo il secchio di lava si brucia, ma come se prima c'era lava? Cioè, ovviamente questa è una cosa che non ha senso su Minecraft come al solito. Non fate conto che io ho un diamante e della sabbia nell'inventario, non c'entrano niente. Comunque io sto guardando un signore qui al lato che praticamente lui è esperto di cose non senso Minecraft evidentemente. Io non lo sono, cioè nel senso ci gioco ma senza pormi domande. Quindi guardate qua, cioè il signore ci fa vedere, guardate, cioè il blocco di redstone praticamente non deve toccare il pistone per farlo attivare. E infatti se lo metti comunque qua, comunque non tocca, cioè come fa ad arrivare il segnale? Cioè sta roba è wifi, cioè c'entra il wifi qua per forza. Altrimenti è inspiegabile come cosa. Signore vada avanti perché io non sono qua ad aspettare lei, cioè mi scusi. Comunque il signore si chiama, si chiama Grian se volete, è un ragazzo inglese, quindi non credo che qualcuno vorrà guardare. No vabbè, se lo volete guardare guardatelo pure, è molto simpatico, a me sta simpatico il signorino. Allora, praticamente poi dici, si vai avanti però signore. Dai, sto parlando col signore. Allora, aspetta, perché a me piace, ragazzi, farvi vedere le cose un po' in retroscena, no, di queste cose. Perché secondo me è più autentico. Si può dire, sì, è autentico, esiste la parola autentico, no? E quindi, niente, è più bello secondo me. A me piacerebbe di più. Poi, ah! Ho trovato tante cose brutte, guardate, ho trovato uno spawner. Ecco, tipo un'armatura di cavallo in una cesta, di centro non c'entra, questa è una cosa assolutamente nonsense. Ma poi qua il signore ci fa vedere una cosa veramente interessante che adesso vedrete immediatamente. Praticamente se noi prendiamo un bucket of lava, un cactus e della nederite, la nederite è fondamentale, in realtà anche della la sabbia. Allora, praticamente cosa ci fa vedere il signore? Se, dice, se noi piazziamo un cactus, poi dopo se piazziamo un po' di lava e prendiamo la nederite e la buttiamo nella lava, questa qua non succede niente, insomma, cioè nel senso la lava, no, fortissima la lava, super calda. Invece se noi prendiamo un pezzo di nederite e lo buttiamo sul cactus, questo pezzo scompare. Ma come diamine... Signori, allora, io capisco che in Minecraft vogliono fare le cose per il gameplay, cose originali, cose... Però, cioè, nel senso, non ha un minimo di senso, cioè, ma i signori qua come ragionano? Che 2 più 2 è uguale a 4... E 2 più 3 è uguale a 8? No, spero. Massimo 2 per 3 è uguale a 6. A quanto mi ricordo io. Poi dopo magari mi potrei sbagliare perché in matematica ho bruttissimi voti. No, perché ridete? Io non sto ridendo. Perché stai ridendo? Io scioccato. Vabbè, andiamo avanti. Ah sì, poi qua il signore ci fa vedere una cosa col guinzaglio che a me non interessa assolutamente. Scusi signore. Ma non è vero. Ma di pare che mi interessa le cose del guinzaglio. Cioè nel senso l'unica cosa che mi interessa, cioè io adesso potrei accendere e spegnere la webcam. Mi ci butto a capofitto giù ovviamente. Praticamente il signore, bravissimo, è molto simpatico, ci ha fatto notare un'altra cosa veramente strana che su Minecraft è inaccettabile, signori, inaccettabile. Praticamente dice se noi andiamo in survival e andiamo su questo blocco ovviamente prendiamo danno. A parte che se andiamo qua e siamo, ecco, vabbè, a parte che adesso ho il wither, vabbè. Allora, se io sto qua e ci sto tempo, anche se sono shiftato non prendo danno e questa cosa di per sé non ha senso. Però ci vado qua e prendo danno. Se io vado qua dal fiore, mi dà il wither e adesso mi ammazza pure. Ma se vado sul blocco più pauroso e più aggressivo che c'è in Minecraft, ovvero lo stone cutter con questa cosa sopra che gira, che se tu ti metti qua sopra tu dici adesso mi taglierà tutto là sotto, tutto. E intendiamoci cosa io voglio intendere con tutto. Insomma, tante cose ci taglia. Che brutto, solo da immaginare. Vabbè, e insomma è un po'... non ha senso come al solito, come tutto in questo video. Anche questo video stesso non ha senso. Ovviamente so che sono tutte cose ovviamente fatte per gioco, ragazzi. Cioè nel senso non sto assolutamente criticando Minecraft, è un video per farvi notare certe cose che non hanno senso. Però vabbè, cioè nel senso è bello comunque, cioè Minecraft è bello punto e basta. Cioè nel senso a me piace punto e basta Minecraft. Ci servirà una pozza di acqua. Dov'è? Eccola là, mi sa che l'ho vista. Eccola qua.
praticamente c'è. Ci dice questa cosa. Se sapessi parlare sarebbe meglio. Tu ovviamente prendi l'Envil e la butti nell'acqua. Ovviamente sta qua scende e non risale, giustamente, no? Come è giusto che sia. Ma se butti l'item dell'Envil, cosa fa sto qua? Scende, ma poi dopo risale. Minecraft. Minecraft, per favore, ma perché fai queste cose? Cioè, nel senso, ho capito che mi odi, che vuoi... Però no, c'è sbagliato. Andiamo. Oh mio Dio, ma se parlassi in corsivo? Non so come si parla in corsivo, scusate. Insegnatemi come si parla in corsivo, così parlerò in corsivo nei video. Vi immaginate? Sarebbe il top. Adesso passiamo al... Signore, vada avanti però. Cioè, nel senso, dai... Per favore, non mi faccia aspettare. Non ci faccia aspettare. Sono signori qua che ci stanno aspettando, sono ragazzo. Ok, so che sto impazzendo e vi chiedo totalmente scusa, ma c'è il signore che ci sta facendo vedere una... un tavolo degli incantesimi. Ma a me che caspita interessa, mi scusi, cioè... Qua il signore ci fa notare cose molto sagge, signori. Ci fa notare cose saggissime. Allora, una cosa molto saggia che ci sta facendo notare il signore, che peraltro io non sapevo minimamente, è che praticamente se tu prendi questo pollo e lo bruci, va in acqua e fin qua ci... Cioè, è normale, no? Giustamente. Ma non volevo farlo andare in acqua, solo che è è cattivo l'uccellino, quindi insomma mi vuole odiare per sempre. Praticamente rifaccio. Tu dai fuoco a sto pollo e lui viaggia e praticamente si brucia le chiappette. E viene però cotto, giustamente, è proprio cooked chicken che si può mangiare tranquillamente. Se però tu usi un campfire, che è lo stesso identico fuoco, non mi pare che ci siano fuochi diversi nei campfire. Vabbè, mettiamone un altro e aspettiamo che muoia. È morto e mi ha dato il chicken, ma non cotto. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Cioè io mi chiedo perché? Perché questa cosa, Minecraft? Minecraft, andiamo. E ora voi vi starete chiedendo, ma perché ha preso un secchio di acqua? Vi faccio vedere il perché. Tu dici, stai cadendo tranquillamente, no? Tu stai cadendo dai cieli e adesso starai per morire. No, non stai per morire perché se hai un secchio di acqua, tu lo metti sotto e vivi. Cioè, tu puoi cadere dall'universo, dalle stelle, dalla luna, dal sole. Cadi a terra, però hai un secchio di acqua nell'inventario, quindi tu cadi... E sto secchio di acqua ti salva la vita. Certo, è così che funziona anche nella realtà. Ovviamente sto scherzando, non fatelo, mi raccomando. Ovviamente, cioè, vabbè, però non serviva nemmeno dirlo, giusto? Lo sapevate, giusto? L'importante è che lo sappiate. Non fatelo nella realtà. Queste cose che faccio vedere su Minecraft non si fanno nella realtà. Mi raccomando, tipo, dare fuoco ai polli, no. Anche perché se dai fuoco ad un pollo non ti dà una carne cotta, cioè ti dà una carne molto abbrustolita. Oh mio Dio, che brutta cosa, non fatelo perché poi i signori vegani qua mi ammazzeranno. Comunque andiamo avanti, signore, prima che la situazione degeneri particolarmente, il che non voglio assolutamente. Il signore sta facendo ancora vederci, ci sta facendo vedere il polletto ancora e sta dicendo, oh mio Dio, non è possibile, ci ha fatto vedere il coso di acqua, va bene, grazie signore. Il coso di acqua non ci interessava per ora. E effettivamente poi qua dice, se tu muori, che però io non ho intenzione, allora spawn point facciamo, dai, spawn point, ok. Se tu muori così, ti dà uno score su Minecraft, che non ha senso, cioè nel senso, perché ti dà uno score? Qual è il senso di darti uno score? Non ha senso, giustamente. Non ho nemmeno capito effettivamente a cosa dovesse servire quello score. Voi sapete a cosa serve quello score? Io non ho capito. Effettivamente quel signore ci fa vedere una cosa molto interessante. Spawno dei pesciolini. Dei pesciolini tropicali. Ehi, pesci tropicali. Com'è che era la roba di Adventure Time? Voi lo guardate Adventure Time? L'avete mai visto? Praticamente dice, se tu hai una canna da pesca nell'inventario, tu tecnicamente potresti pescare i pesci. Ma non potrai mai pescare i pesci, diciamo, questi qua. Non li puoi pescare, anche se tipo si agganciano. Ma non li potrai mai pescare, vedi? Cioè, non si può pescare semplicemente. L'unico pesce che potrai pescare è uno etereo, uno che non esiste. Uno che Minecraft, il signor Minecraft, ha inventato così a caso. E che si può pescare, ma che tu non vedi. Nonostante i pesci siano lì, non arrivano qui. E vanno a galla, cioè, insomma, vanno lì. No!
ne arriva uno invisibile, arrivano delle bolle e poi ovviamente lo puoi pescare. Non ha senso. Minecraft, perché questa cosa non ha il minimo senso? Mi raccomando, cerca di sistemare questa cosa, anche perché, cioè, nel senso, io posso pescare così pesci, ma non serve a niente, cioè, vedete, non è servito a niente. Certo, poi sono strani i pesci di per sé, ma questo è un altro conto. Poi qua ci sono i villaggi, giusto? I villaggi chiaramente sono fatti così, una casa 3x2 praticamente, e niente, non c'è nient'altro di più o di meno. I villager poverini sono dei poveracci, vivono tutti in questi villaggetti, tutti tranquilli, con delle case piccolissime. Però i signori pillager invece, il loro contrario, quelli cattivi, loro vivono in delle mansioni incredibili, no? Cioè proprio le mansion. Io ora non mi posso teletrasportare perché purtroppo Minecraft, se mi teletrasporta alla mansion, non si sa perché, ma non gli piace. Cioè, nel senso, mi fa bloccare Minecraft. Devo capire questa cosa perché sinceramente non la capisco. Io ci ho provato 20 volte ad teletrasportarmi alla mansion, ma non me lo fa fare. Quindi immaginatevi, la mansion è 300.000 volte più grande di uno di questi villaggi. I pillager vivono lì, i villager poverini vivono in queste casucce qua, molto carucce. Guardate però che bello, wow, c'è un... No raga, ma guardate che figo. No, cioè... No, vabbè. Cioè c'è un canyon scavato... No, vabbè, ma sta roba... Cioè, perdonatemi. Adesso vi do il seed. Se vi interessa, se volete farci qualcosa, vi do il seed. Adesso attivo chat settings. Ok, così. / seed. Questo qua è il seed. E le coordinate sono queste qua. Sono queste qua. Andateci se volete, costruiteci quello che volete. Perché è veramente figo, cavolo. È veramente figo. Cioè, guardate qua. Questa cosa non ha senso, per esempio, il fatto che ci siano cose fighe una volta ogni 300.000 su Minecraft. Minecraft, perché? Minecraft, ma perché Vabbè, insomma, io direi che però penso sia finito, non ho voglia... Cioè, non ho voglia di innervosirmi ancora di più, perché veramente mi potrei innervosire molto. Ci vediamo al prossimo video, ciao belli.